Crea in me, o Dio, un cuore puro. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Oggi vi commento il Vangelo del giorno dalla nostra chiesa bellissima qui a Brooklyn, della Visitation. Pensate che questa chiesa è stato un luogo di accoglienza dalla seconda metà del 1800. È più antica addirittura della Statua della Libertà. E qui, in questo luogo, in questo quartiere, venivano accolti gli italiani e gli europei che venivano per trovare un rifugio e anche una nuova vita. Luogo quindi storico, benedetto, dove il Signore si manifestava a coloro che venivano dall'Europa. Accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 11, dal 37 al 41. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». Amen. Carissimi, oggi vediamo che Gesù è andato a pranzare da un fariseo. E c'è un'occasione in cui lui e anche altri farisei lo guardano, lo osservano e si meravigliano che non fa le abluzioni prima del pranzo. Cioè, tutti quei precetti che sono stati fatti, creati da alcune scuole farisaiche, dopo la legge, che osservavano in un modo irreprensibile. Però vediamo che c'era non solo una esagerazione, ma anche una esasperazione fino a perdere di vista la legge e la centralità di Dio, di Yahweh, nella loro vita. Gesù dice: «Voi farisei, pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria». Ecco che Gesù sta mettendo in guardia i farisei da una religiosità superficiale. E questo può accadere anche noi, a noi cristiani, nella nostra vita, in diversi modi. Quando noi guardiamo al rito e a certe determinate espressioni della fede, molto più che non alla carità, a mettere il nome di Dio al di sopra di ogni altro nome e la carità verso il fratello e la sorella che Dio mette nella nostra vita, lo abbassiamo, proprio in vista e in base anche di una legge che noi stessi uomini spesso anche facciamo o ci creiamo nella nostra mente, in base ad un ritualismo, in base ad una nostra disciplina religiosa che molto spesso allontana dal nostro cuore la religiosità che Dio invece vuole da noi, cioè un cuore che gli appartiene, un cuore che è puro, un cuore che internamente è sincero con Dio, è sincero con il prossimo, un cuore che è amabile, un cuore che ogni giorno si lascia toccare dalla misericordia di Dio, un cuore che ogni giorno si lascia lavare dallo Spirito Santo, si mette in discussione. Tutti quei cristiani che ogni giorno credono di essere giusti perché compiono opere giuste, tra le quali la preghiera, in realtà sono da temere. Ma il cristiano che ogni giorno, di fronte a Dio, riconosce con umiltà le proprie povertà, i propri limiti, la propria incapacità di vivere da solo bene, se non con l'aiuto di Dio, con la sua misericordia, ecco che cosa cerca il Signore oggi. E il Salmo 51 proprio dice: «Crea in me, o Dio, un cuore puro».
Quante volte noi crediamo di averlo già puro, già lavato, già bello. In realtà Dio vuole fare qualcosa di nuovo nella nostra vita, ma soprattutto non vuole che anche noi siamo come i farisei, ipocriti, che ci mascheriamo di fronte agli altri. Facciamo vedere che in noi risplende l'amore di Dio, che in noi risplende il Vangelo. Grazie Signore Gesù, grazie per il dono oggi di aver ascoltato la Tua parola che mi lava, che mi purifica e che mi converte. Voglio oggi appartenere a Te, voglio oggi essere in comunione con lo Spirito Santo, lasciarmi guidare e lasciare che il mio cuore possa essere purificato da Te, dalla Tua mano misericordiosa, benevola. A Te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, oggi lo slogan è: crea in me, o Dio, un cuore puro. Invochiamo lo Spirito Santo che oggi entra nella nostra vita, ci purifica e ci rende testimoni gioiosi, forti, efficaci della Sua risurrezione. Amen. Carissimi, da domani, quindi da mezzanotte, vi offriamo il nuovo canto, che è uscito solo in inglese, Today I Can Believe, in edizione spagnola. Hoy quiero creer. Così lo potete cantare in spagnolo, nella vostra preghiera, lo troverete anche nella app di Shout Koinonia. Vogliamo credere davvero che il Signore è vivo, è risorto ed è in mezzo a noi. Grazie per avermi accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista Oasi di Biella e da questa bellissima chiesa e parrocchia della Visitation. Ciao, a domani!